Ieri a livello nazionale per animare 20 presidi in altrettanti capoluoghi di regione in Italia, presidi a favore della libertà di informazione e contro ogni forma di bavaglio e di compressione della libertà di espressione e di parola. Prima di dare la parola alla collega presidente dell'Ordine dei Giornalisti, io voglio soltanto sottolineare quanto sta accadendo oggi in Italia. Mai come in questo periodo in Italia la libertà di informazione è sotto attacco attraverso una minaccia e non più velata ma sempre più palese di abolizione dell'Ordine dei Giornalisti. Due, una minaccia ed anche provvedimenti che sono nella prima fase in Parlamento di abolizione di qualsiasi forma di finanziamento, anche se voglio dire il finanziamento che è rimasto per l'informazione è davvero residuale perché tratta le cooperative e i giornali di partito. Tre, quello che avete sentito negli ultimi giorni, attacchi veementi, oserei dire diffamanti, verso i giornalisti che hanno la sola responsabilità di raccontare i fatti, guardate, poi al di là di qualche digressione che può esserci nella economia di ogni lavoro, quello va tutelato se ci sono le condizioni nei tribunali, però non mi risulta che né il signor Di Maio né la signora Raggi hanno prodotto querele, evidentemente quello che è stato raccontato è tutto vero, ma vi dico questo, io non voglio, come dire, raccontare nulla di nuovo, questo è accaduto ai tempi della Democrazia Cristiana, quando l'Unità e altri giornali se le davano di santa ragione, è accaduto con Berlusconi, è accaduto con Renzi, quindi come dire l'informazione fa il suo mestiere, racconta i fatti, ecco, chi ha da dolersi di qualcosa può andare direttamente in tribunale e anche su questo dovremmo parlarne, perché il governo invece di preoccuparsi di comprimere, ecco, i giornalisti che raccontano sulla loro pelle i fatti dovrebbero preoccuparsi invece di, ad esempio, tutelarli per abolire le querele temerarie, perché oggi in Italia un giornalista scrive e si ritrova subissato di querele, appunto, che poi magari un domani andranno anche non a buon fine per chi le ha proposte, ovviamente, e però questo significa ovviamente dare come dire, un colpo, intimidire, si vuole intimidire chi fa questo mestiere.